succede? Così vediamo un po' di risolvere. Che il problema persiste qua a scuola. Intanto tu rilassati un attimo, ok? Guarda un attimo il tuo archivio dei voti. Me ne vuoi parlare? Perché sennò io non ti riesco ad aiutare. Eri fiusi ASMR. Perché sei qua? Ah, ti ha portato la maestra. Sì. Ma se ti ha portato qua, un motivo ci sarà. Ah, sì. Ti va di parlarne insieme? Di accomodarti su questa poltrona? Insieme a me, così vediamo un po' di risolvere questa situazione. Ah. Quindi tu sei convinto di essere a posto? Eh no. No, non è proprio a posto. C'è qualcosa che non va. Perché non ne vuoi parlare? Hai paura. E di cosa hai paura? Non me lo vuoi dire. C'è qualcuno che ti fa qualche minaccia? Qualcuno che ti ha detto di non dirlo? Ti ha detto di stare zitto? Ti ha detto che se non ti fa del male, hai paura, ma non devi avere paura, io sono qua apposta per te. Se la maestra ti ha portato qua, vuol dire che qua sei al sicuro e non devi avere paura. Allora, mi è stato detto che continui a piangere durante l'interrogazione, cioè quando la maestra ti chiama per interrogarti, tu ti metti a piangere. Secondo, prendi dei brutti punti anche con le verifiche che ti fanno fare. E poi mi è stato detto una cosa molto bella, che i compiti a casa li fai bene, ma a scuola il tuo rendimento non è dei migliori. Quindi, se a casa i compiti li fai bene e rispetti le date, soprattutto che ti dà la maestra, vuol dire che a te piace studiare, che a casa il problema non c'è e quindi sono molto contenta che a casa il problema non ci sia, perché se il problema persiste a casa, diciamo che è più grave la cosa, vuol dire che il problema persiste qua a scuola. Dico bene? Ma perché non parli? Allora, innanzitutto, mi vuoi dire il tuo nome? Dai, dimmi il tuo nome. Dai che sono curiosa. Poi io sono un'appassionata di nomi. Ti chiami Massimo? Che bel nome, Massimo. Molto bello. Lo sai cosa dicevano?
questo nome i primogeniti, ai neonati primogeniti, con la speranza che questi avessero un futuro di grande grandezza, di elevazione, di potenza. Massimo è un nome simbolo di potenza, di grandezza. E mi fa strano che tu sia così debole, così. E allora adesso tu mi devi dire cosa c'è che non va. Allora, a casa i compiti li fai bene, ok? A casa i compiti li fai bene, quindi non c'è problema. Prendi anche dei bei voti sui compiti che fai a casa. Ma a scuola qua c'è qualcosa che ti impedisce di essere te stesso. Allora, innanzitutto, guarda un attimo il tuo archivio. Intanto tu rilassati un attimo, ok? Guarda un attimo il tuo archivio dei voti, ok? Vediamo qua. No, questo no. Fammi vedere questo qua. Ah, ecco. Questi sono quelli più decenti. Allora, voti qua. Vediamo i voti. Devo vedere una cosa in modo che io riesca a capire se c'è qualche materia che vai bene. Ma qua vedo tutto nero. Ah no, eccola qua. Educazione fisica. Ginnastica. Bene, dovremo lavorare più su questo. Oh, bene. Vedo che ti piace l'educazione fisica. E ho capito anche il perché. Anche gli anni scorsi non era male. Bene. Allora, l'educazione fisica, la ginnastica, è sempre stato considerato una cosa che dà luogo allo sfogarsi della persona. E vedo qua che tu c'hai un chiaro segnale. C'hai un chiaro segnale che tu ti devi sfogare. Ma sfogare di cosa? Me ne vuoi parlare? Perché sennò io non ti riesco ad aiutare se tu non mi dici cosa c'è che non va. Allora, innanzitutto volevo sapere se a casa tua ne hai parlato? Ne hai parlato a casa tua? No. C'è qualche persona che lo sa, questo tuo problema? No. Quindi sei l'unico che sa questo problema. Nemmeno i professori lo sanno. O fanno finta di non vedere, perché tali professori magari vedono, ma a volte fanno finta.
Io guarda che c'ho anche la mia sedia, così ti calmi un attimo, ok? Voglia di impegnarti ce l'hai, ma c'è qualcosa che ti impedisce di farlo. Adesso finisci il bicchiere d'acqua. Ok? Bene, finisci il bicchiere d'acqua che adesso arrivo. Guardo solo un'ultima cosa, ok? Tranquillo tesoro, finisci il tuo bicchiere. Voglio andare a vedere l'archivio perché su, tu sei arrivato quest'anno in questa scuola, però sei stato fino all'anno scorso nell'altra scuola, poi vi siete trasferiti e sei arrivato qua. Adesso io devo guardare l'archivio dell'altra scuola, dove è? Vedi? Qua avevi dei miei voti. Il problema è qua, in questa scuola, tesoro. Vedi, anche gli altri anni che ci avevi fatto, vedi? Avevi dei miei voti. Ok, io ci ho capito tutto. E adesso andremo a capire ancora meglio. Ok? Però tu mi devi aiutare a capire cosa ti è successo. Arrivo tesoro, stai tranquillo, io sono qua, fammi mettere via questi documenti che arrivo, ok? Innanzitutto volevo chiederti se qualche professore che ti dà fastidio, che è cattivo con te. Ma
C'è qualche professore che ti ha fatto qualcosa, che ti ha detto una brutta parola, o che secondo te ce l'ha su con te, ti ha preso in punto? No. Bene, quindi con i professori tu vai d'accordo. Allora, c'è qualcuno con i tuoi compagni? Come funziona con i tuoi compagni? Ti senti isolato? Un pochino. Quanto? Ti senti isolato? Durante la ricreazione? Hai qualcuno con cui parlare? Uno di un'altra classe. Chi ha il tuo stesso problema? Beh, dai, me lo presenterai così aiutiamo anche lui. Quindi tu hai questo compagno che non è in classe tua, ma è nella classe accanto. E presumo che l'unico momento buono della giornata sia quello della ricreazione e quando entrate e uscite da scuola. Lo so. La classe è la stessa, giusto? Bene. Sempre seconda B. Perfetto. Già una cosa buona. Allora, il problema dove persiste? Nella tua classe. C'è qualcuno che ti dà fastidio, che non ti fa sentire a tuo agio. Bene. No, sfogati, piangi pure, dammi la mano, tesoro. Piangi pure che fa bene sfogarsi, fa bene che così ti liberi. Ti liberi delle energie negative e così mi aiuti a capire un po' cosa c'è che non va, ok? Dai, allora, dicevamo che in classe tua c'è qualcuno, ma allora è più di un compagno che ti dà fastidio. Non riesci a legare con i compagni di classe tua. Leghi poco. Ma in quanti sono che ti fanno questi dispetti? Innanzitutto, che dispetti ti fanno? Ti rubano la merendina. Vabbè, io parlerò anche con i professori. Insomma. Poi, altri dispetti? Ti hanno rubato delle cose e dopo te le hanno ridate, no? Allora faremo in modo che te le ridiano indietro queste cose che ti hanno rubato. Parlerò io con la professoressa, con i miei maestri, così farò in modo che ti daranno indietro tutto quello che ti hanno rubato. Beh, le merendine no, perché se le hanno mangiate, però quaderni, cose che hai nell'astuccio anche ti hanno preso. Sì? Ogni tanto ti prendono qualcosa. E poi mi vuoi dire perché prendi dei brutti voti? Ti prendono in giro? Non riesci a parlare? Quando fai per essere interrogato, si mettono a ridere. Poi ti dicono su. Addirittura. Oh, Dio, mi dispiace, caro.
dicono di stare zitto. Adesso capisco. È dura, lo so. Però si può fare ancora qualcosa. Qualcosa ancora si può fare. Non devi preoccuparti, devi stare tranquillo. Allora, è un consiglio che ti do di ignorarli, ma mi vuoi dire perché in classe tua non c'è nessuno che ti dà una mano? Sono più grandi di te, vero? Non riesci a legare con quelli della tua classe. Leghi di più con quelli della classe accanto. Beh, dai, c'è un bel passo. Hanno proprio sbagliato classe con te. E nessuno ti aiuta. Allora, io ti dico una cosa. Innanzitutto, ogni volta che ti succede una cosa, tu non devi stare zitto. Devi dirlo al professore, al maestro, senza avere paura, perché così se lo dici al maestro, daremo alla maestra, daremo la giusta punizione a chi ti fa queste cose. Ma tu devi essere più coraggioso intanto, non devi avere paura. Sì, perché la fermata del pulmino è qua davanti, quindi ti posso anche accompagnare io, capito? Oppure, intanto che si sistemano le cose, invece di farti andare a casa col pulmino, poi ti facciamo venire a prendere da tua mamma, o da tuo papà, o da tua sorella maggiore, che così almeno sei sicuro che vai a casa senza avere interazioni negative, capito come? E poi devi dire quando qualcuno ti dice su, ti dice parole, ti fa dei dispetti, ti ruba le cose, perché tu sei una persona che si impegna, perché a casa i compiti li fai e li fai anche fatti bene. Però c'hai questa cosa che qua a scuola non riesci ad essere te stesso. Sai perché riesci ad essere te stesso solo in palestra? Perché la palestra, l'attività fisica, è una cosa che aiuta ad essere più leggeri, perché fa sfogare le energie negative e aiuta molto. Quindi è per quello che li hai dei bevuti, perché è l'unica cosa che ti permette di sfogarti lì. Ho fatto caso che non ci fai caso se gli altri ti dicono qualcosa, perché entri come nel tuo mondo e così fa sì che riesci ad essere te stesso. E allora devi trovare anche nelle altre materie una cosa che ti aiuti ad essere te stesso, che però è più difficile, perché mentre con l'attività fisica usi il corpo, qua devi usare la mente, la fantasia e tutto il resto. Te la senti di riuscire in questa impresa? Io ti aiuterò. Se vuoi, ogni settimana ci troviamo mezz'oretta qua, un'oretta, 10 minuti, se hai bisogno mi vieni a bussare e mi vieni a dire come va, ok? No, non ti devi preoccupare. Tu adesso, ogni volta che i tuoi compagni ti fanno qualcosa, lo devi dire alla professoressa e ci mettiamo noi ad avvertire i genitori di questi qua che ti fanno male, che ti fanno
ti rubano le cose e ti rubano la merenda e non ti fanno sentire te stesso. Ci pensiamo noi, tu devi solo stare tranquillo e devi dire tutto, 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 non ti devi più tenere tutto dentro, devi espellerlo, buttarlo fuori, ok? Non devi tenerti tutto dentro, butta fuori tutto quello che hai, perché così ti aiuti ad essere più forte e a rafforzare il tuo carattere, ok? Va bene. Me lo prometti che farai questo. Io invece ti prometto che cercherò di vedere se riusciamo a cambiarti la classe. Ti facciamo mettere col tuo compagno, quello dell'altra classe a fianco, che vai d'accordo. Ok, vediamo. Lo so che sei contento, però ci vorrà ancora un mesetto, perché ora che facciamo tutte le cose burocratiche, non so se riesco a trasferirti subito nell'altra classe, però io farò in modo di trasferirti prima possibile. Cercherò di parlare col preside, con tutti i maestri, farò una riunione così. Cercherò di dire e di farti anche tanto, perché l'anno è appena iniziato, da poco, da un mesetto circa, e quindi non ti devi fare, non devi stare, devi stare tranquillo, ok? Perché faremo qualcosa per te, riusciremo sicuramente a trasferirti nell'altra classe, perché visto che vai più d'accordo, io sono contenta. E poi così almeno sei tutta la classe, tutte le ore in classe con questo tuo compagno che vai d'accordo, sicuramente con le tue materie, le interrogazioni, le verifiche renderai di più e prenderai anche finalmente dei bei voti. Ecco, è qua che volevo arrivare. Durante la ricreazione, quando voi uscite dalle classi, capiterà che troverai questi qua. Però ci sarà sempre il tuo compagno vicino o gli altri compagni della tua classe nuova che magari ti aiuteranno di più e sicuramente le cose vedrai che andranno molto meglio, anche perché io appena ti faccio andare in classe, io vedrò il modo di avvertire subito i genitori di queste persone, di questi compagni cattivi che ti fanno queste brutte cose. Sei contento? Dai, fammi un sorrisetto adesso. Ecco, bravo, così ti voglio vedere. Massimo, hai un nome stupendo, un nome che dice tutto. E che quindi dà il senso di speranza e di grandezza. Quindi devi stare tranquillo, ok? Che tutto adesso andrà molto, molto, molto adesso ti vedo già più sereno, più tranquillo. Vedi? Vedi come cambiano le cose. Però, se ti succede ancora qualcosa di male, tu o vieni da me o vai dai professori o dal preside e vedrai che noi ti aiutiamo, ti stiamo vicino e così non devi stare tu a tenerti tutto dentro, va bene tesoro? Ok? Mi prometti che se c'è qualcos'altro che non va, me lo vieni a dire. Va bene. Ascolta, vuoi che ti accompagno io in classe? No, preferisci andarci da solo. Bene, allora cominciamo già ad essere coraggiosi. Così mi piace, tesoro. Bene, dai. Allora adesso ti lascio andare. Io intanto avverto la maestra che tutto è risolto, che adesso vediamo cosa fare, dai, e vedrai che le cose andranno bene, ok? Va bene. Ciao tesoro. Ciao Massimo. Ciao.
Sì, ma figurati, ma io so, sai che sono qua, sempre per voi, sempre per aiutarvi, se avete bisogno. Buon proseguimento con le lezioni, mi raccomando, impegnati, che vedrai che raggiungerai i tuoi obiettivi.